Sappiamo che il caposcelto Kelly è il terzo membro attaccato. Tre dei loro morti. Uccisa anche sua moglie. Devono sperare che non sopravviva. E perché? È più efficiente e pericoloso di chiunque abbiamo sul campo. Mi hanno preso tutto. Attacchi stranieri sul suolo americano. Dobbiamo rispondere. Metterò le cose a posto. Ho qualcosa dentro che non posso spegnere. E non si fermerà davanti a niente. Nessun rimorso. È lo stesso, la riscappano, le guardie rincorrono. Forse John Kelly ha fatto quello che noi non potevamo fare. In certi casi bisogna pensare fuori dagli schemi. Per quanto caldo faceva oggi a Milano, in questa notte palindroma, 4-2-2-4. A sognare la cosa che fin da bambini ci insegnano ad amare, il motivo stesso per cui si gioca a pallone, quella parola così dolce e così italiana. Dallo stadio San Siro, Milano, questa Inter-Juve si sogna e si gioca per lo scudetto. Con la S maiuscola, un saluto da Piero Gepardo e Massimo Ambrosini. Si parte col primo pallone che sarà per Vlahovic. Della Juve, nonostante siano due squadre che non fanno dell'aggressività la loro arma migliore. Perché al di là di qualsiasi retorica, nello sport gli spettatori non sono mai solo spettatori. Palla dentro di Durham, che ha cercato l'inserimento da parte di Mkhitaryan. Prima iniziativa con Durham che si è allargato. Un'azione non del tutto diversa per dinamica dal gol del pareggio dell'Inter a Torino, proprio per questo che è il classico movimento Durham. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy the fun. Si butta dentro Lautaro, palla profonda a cercare Di Marco che si coordina e palla che finisce sull'esterno della rete. Aveva seguito molto bene qui Di Marco, un po' scoperta sul lato destro la difesa della Juve. Rivediamo. Sì, Catti si era fatto un po' trarre dalla posizione di Lautaro. Poi il cross è perfetto di Pavare. Andare Çalhanoğlu, altra apertura della zona di Mkhitaryan, deviazione e calcio lancio. È pressione dell'Inter che continua e in questo caso calcio d'angolo elaborato. Che credo sia per proteste. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? Di Barella, ancora Çalhanoğlu all'impostazione, cerca la grande sventagliata, splendida per Di Marco. Di Marco dentro a cercare Thuram, palla che resta lì scendi con i piedi dopo l'intervento di Bremer. Abbiamo visto un paio di cose grandiose. Juve che prova ad uscire con lo scambio tra Vlahovic e Yıldız, poi McKennie che si propone. McKennie, la falcata di McKennie. McKennie, occhio alla sua avanzata. McKennie può andare fino in fondo. Vlahovic sbaglia il controllo. Vlahovic, poteva essere una grande occasione per la Juve, era una grande occasione per la Juve, monumentale. McKennie, they'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown, they wanna fill your head with doubt, they're silently scared that you'll figure it out.
Era passata anche Di Marco sul lato destro, ma dentro Barella, grande idea, Pavar, poi deviazione, 1-0 Inter, con tocco da parte di Durham, che viene abbracciato dai compagni, ha toccato sotto porta al 36esimo, decisivo il velo, poi la deviazione, e probabilmente sia l'ultimo tocco da parte del difensore della Juve, sul movimento di Durham, deve aver toccato Gatti, Inter avanti 1-2. Bremer in quella zona, finisce la prima frazione. Si riparte dall'1-0, si va. Per andare, Gatti ha provato, questa è la sua disperazione. Sarà la possibilità di partenza della Juve che non si concretizza invece quella dell'Inter dall'altra parte con Barella che ha aperto nella zona di Di Marco. Può pensare al cross di Marco, palla morbida, Barella, Szczęsny su Barella, apertura monumentale di Di Marco. Barella aveva fatto tutto bene, ma Szczęsny, un muro. Tre punti fondamentali della corsa scudetto nello scontro diretto.